Domani e domenica calcio balilla in carrozzina a Salerno, una tappa del, appunto, delle iniziative nazionali, in questo caso la Coppa Italia, con una quarantina di atleti, non soltanto italiani. No, diciamo sì, la maggior parte sono tutti ragazzi italiani, però come ogni anno nei nostri progetti che facciamo, che sono progetti di sport riabilitativo, vengono anche a trovarci quattro atleti dalla Russia che giocheranno ma fuori gara. Come mai Salerno? Salerno, abbiamo scelto Salerno perché i nostri progetti al sud non erano ancora attivi. E ero venuto qualche mese fa, dove appunto è nata una nuova associazione che è Gladiatori al Terzo Tempo, dove la presiede Roberto Capone, che è di Salerno. Poi ho conosciuto Carmine Mellone del CIP Campania e Gianluca Memoli. Due persone molto importanti, molto secondo me mirate allo sviluppo dello sport. Questo mi ha dato la possibilità di concretizzare questo evento. Interessa per il calcio balilla anche a livello paralimpico? Sì, molto interesse. Noi siamo una nuova federazione nata nel 2011, ma siamo in pieno sviluppo, dunque per noi l'attività è in crescita e spero che appunto faremo sempre dei progetti nuovi.